ragazzi e ragazze, sono la professoressa Albizzi dell'Istituto Liceo Scientifico e Artistico Marconi di Foligno e sono qui a proporvi un piccolo pop-up architettonico e una piccola sfida in previsione appunto dell'Open Day o di un giorno da studente che in presenza purtroppo non è possibile fare. Quindi andremo a vedere come realizzare questo pop-up architettonico. Buon lavoro! Allora, prendiamo un foglio A3 doppio di qualsiasi colore, lo pieghiamo e lo mettiamo da parte. Questo sarà la copertina del nostro pop-up architettonico. Qui abbiamo una tovaglietta in formato A4 presa a Ferrara e quindi ho deciso di riutilizzarla per il nostro pop-up architettonico, appunto. Questo è il palazzo degli Estensi di Ferrara. Quindi andiamo adesso a eliminare le parti che non servono. Mi raccomando, fate molta attenzione a usare nell'uso del taglierino. Una volta ritagliato, piegate esattamente al centro dell'edificio. In questo caso io ho scelto questa foto perché era già un'inquadratura perfetta ad angolo. Quindi piego nell'angolo e la linea dell'edificio, piego. Con le forbici tolgo un triangolino, ecco qua. Adesso riprendo il cartoncino che avevo tagliato precedentemente. Mi raccomando, incollate la parte, prima una parte e poi l'altra, una volta che l'avete posizionato al centro. Quindi incollate la prima parte piegate bene, incollate sulla piegolina che avete fatto. Chiudete il vostro foglio, massaggiate bene in modo che si attacchi bene ecco qua. Quindi ho preparato un piccolo fondale verde con i pennarelli molto semplici. Ho ritagliato con della carta riciclata un cespuglietto. Ho ritagliato da giornali e da riviste questi bambini. E adesso andremo a montare il tutto. Faremo il montaggio del nostro pop-up architettonico. Quindi ho preparato, avete visto, prima ho preparato, ritagliato il castello Estense di Ferrara e adesso andremo ad incollare il tutto su una base che io ho precedentemente preparato. Adesso vado a sistemare un piccolo fondale, lo metto parallelo
al retro del mio castello, quindi al castello Estense, lo metto parallelo e incollo, facendo attenzione appunto che sia parallelo, i due fogli siano paralleli, altrimenti poi non si chiude. Parallelo, incollo, incollo e poi chiudo. Chiudo, pigio bene e apro piano piano e voilà, ecco qua il mio fondale. Ho preparato con della carta riciclata dei cespugli, delle strade, dei piccoli, diciamo, ciottolini che andrò a incollare. Adesso incollo la mia strada, metto una strada, metto dei cespugli, poi potete mettere quello che volete, muretto, muretto, dove andrò sempre a posizionarlo al centro, l'angolo va messo al centro della piegatura del foglio. Posso mettere anche qua, faccio una prova, quindi senza far uscire i soggetti, incollo, incollo al centro, l'angolo al centro, chiudo. Bene, ecco qua, ho il mio muretto. Ho il mio muretto e ho creato una piccola prospettiva. Dopodiché posso mettere dei cespugli, come incollo, incollo. Incollo sul muretto, chiudo, incollo, aspetto che si asciughi un pochettino, quindi aspetto 5 minuti che la colla faccia effetto e attacco i miei sassolini. Incollo, 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 poi provo il mio primo cespuglio. Vado a inserire sotto l'altro secondo cespuglio e incollo esattamente sotto il mio muretto precedentemente posizionato. Ripasso il bordo, pigio un po' e aspetto che la colla asciughi. Poi, infine, vado ad aggiungere i miei bambini, incollo dove volete voi. Quindi, come dicevo, ho messo una strada, ho messo un fondale, un piccolo fondale, un muretto con dei cespugli ritagliati sia da cartoncino che da carte riciclate, da riviste o quant'altro, e due bambini che vanno in bici. Poi attacco dei ciottoli, finisco di attaccare i miei ciottoli, cancello gli eventuali appunti in fase di costruzione, le misure, i 13 centimetri, eccetera. Cancello tutto. Ecco qua. Potete mettere tutti gli acciottolati, i sassolini che volete, e il vostro puff è fatto. Allora ragazzi, questo è tutto. Ecco fatto il vostro pop-up architettonico. Spero che vi sia piaciuto.
Aggiungete pure quello che volete aggiungere, ad un altro muretto, altre piante, tutto quello che voi volete per renderlo ancora più ricco. Arrivederci.